Sartori ha acquisito da Berrino delle deleghe importanti, oggi uno dei primi incontri ufficiali sul territorio imperiese con le associazioni di categoria. Sì, oggi è il primo incontro con le associazioni di categoria nell'imperiese. Sono ovviamente molto contento di aver incontrato subito come prima persona proprio il neo senatore Gianni Berrino, che è un amico da sempre, e quindi la mia presenza qua vuole anche testimoniare appunto una continuità di rapporto e di lavoro, esattamente come per 7 anni ha portato avanti l'amico Gianni Berrino. Il contatto col territorio ovviamente è fondamentale per questo tipo di assessorati, soprattutto forse. Il contatto col territorio è fondamentale. Io non sono l'assessore di una provincia, sono l'assessore di una regione, e quindi tra i buoni propositi, ma buoni propositi che poi devono essere mantenuti naturalmente, è quello di appunto essere presente in tutte le province della Liguria. Ho voluto iniziare proprio dall'imperiese, tra l'altro io ci sono nato, perché sono nato a Ventimiglia, quindi voglio dire torno alle origini, ma soprattutto come dicevo prima voglio testimoniare questa continuità di lavoro che ho e farò, con anche il suggerimento ogni tanto del senatore Gianni Berrino, col quale mi propongo anche di rimanere costantemente in contatto, soprattutto per terminare tanti progetti che lui ha iniziato. Quali sono le priorità per la provincia di Imperia? Beh, le priorità le ascolterò oggi, nel senso che saranno proprio gli interlocutori che mi daranno naturalmente dei suggerimenti, mi diranno quali sono le loro problematiche. Come dico io, essendo il mio assessorato piuttosto vasto, in quanto si parla di turismo, si parla di politiche del lavoro, si parla di trasporti, dico che nessuno lascia imparato ovviamente. Anche l'amico Berrino, quando ha iniziato, era più probabilmente ascoltava più che decidere nell'immediato, no? E quello che farò proprio in questi giorni, non solo qua a Imperia, perché poi mia idea è quella di andare naturalmente, come dicevo prima, in tutte le province della nostra bellissima regione, e quindi questa prima fase sarà una fase conoscitiva. È grande soddisfazione che una delle prime uscite pubbliche del neo assessore Sartori sia proprio qua in provincia di Imperia, insomma, da dove è partito il primo assessore regionale di Fratelli d'Italia. E naturalmente lui garantisce continuità rispetto al lavoro fatto. Io non solo sono contento che garantisca continuità, ma sono speranzoso anche che riesca anche a migliorare, perché ognuno di noi è una persona differente. È chiaro che, insomma, salire su una macchina in corsa non è proprio semplice. Finora nelle sue prime settimane è stato molto molto abile, però è chiaro che soprattutto qua sul territorio del Ponente abbiamo le categorie, hanno necessità di un confronto e di un contatto diretto con l'assessore, quindi sono molto felice che sia qui per mettersi a disposizione, come io faccio nel mio nuovo ruolo.